tutti e bentornati su MTV. Il video di oggi è un video Ask Me e infatti risponderò alle vostre domande. Per favore non vi offendete se non ho potuto scegliere la vostra domanda, perché me ne avete fatte davvero davvero tantissime e io ve ne sono incredibilmente grata. Le domande le ho scelte in modo casuale per poter essere più equa possibile con tutti, quindi abbiate pazienza e magari nel prossimo video potrò rispondere anche alla vostra domanda. E se sentite che ho una voce un po' strana, sappiate che è perché ho raffreddore e non sto in realtà benissimissimo, però ci tenevo comunque a riuscire a caricare il video venerdì come faccio ogni settimana, quindi forza e coraggio, cominciamo! La prima domanda è di Eiluz, che mi chiede: quale programma usi per editare i tuoi video? Sei fantastica. Grazie mille, troppo gentile, ti mando un bacione grande, ti saluto. Il programma che uso per montare i video è semplicemente iMovie, perché è gratuito e mi ci sono sempre trovata benissimo. La seconda persona che mi fa una domanda è Hiba El Ralmi, non so come si pronuncia, scusa se l'ho pronunciato male, e mi chiede: da quanto tempo stai insieme a Lele? Sei fantastica, continua così. Mi saluti? Certo che ti saluto, ciao. Ti mando un bacione grande grande. Io e Lele siamo insieme da 2 anni e quasi 6 mesi, perché ci siamo fidanzati il 1° agosto del 2013. Lauri02122003 mi chiede: ti va di raccontare la tua storia con Lele? Allora, come raccontarla in modo breve? Perché è abbastanza complessa in realtà. Allora, Daniele era il migliore amico di una delle mie migliori amiche, che conosco da quando avevo 1 anno di età, che si chiama Rachele. Una sera di giugno, non mi ricordo la data precisa, ma tipo poco dopo la fine della scuola del 2013, c'era un evento in una discoteca della mia città che si chiamava Quattro Lode, e appunto era per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Era la prima volta che io e Rachele andavamo in discoteca in tutta la nostra vita e quindi abbiamo deciso di andarci insieme. E quando eravamo in fila fuori dalla discoteca per aspettare che guardassero il nostro biglietto, insomma, ci facessero entrare, questo amico di Rachele è passato a salutarla, lei ve lo presenta: questo qui è Daniele. Ah, ok, piacere. Per il resto della serata in realtà non ci siamo nemmeno tanto parlati, siamo stati un po' insieme tutti in gruppo, ma nemmeno più di tanto. Onestamente non gli aveva fatto una buonissima prima impressione. Poi non ci siamo più visti per un bel po'. Lui è andato in vacanza con un suo amico e in seguito mi ha raccontato che durante questa vacanza una notte mi aveva sognato. E non lo so, si era svegliato un po' stranito, non capiva nemmeno lui il sogno molto bene. Aveva chiesto a Rachele il mio numero, dicendole di non dire niente, però che cominciavo a piacergli un po'. E Rachele, invece da brava amica ovviamente, mi ha subito richiamato e riferito tutto. Mi ha detto: ma sai, ti ricordi Lele, quello che c'era in discoteca? Mi sembra che si sia preso un po' una cottarellina per te, potrei dargli il tuo numero? Ok, va bene. Io ancora non ero interessata. Poi un giorno ero in centro con Lucia, una delle migliori amiche, saremmo state a cena fuori, stavamo camminando e per puro caso ho incontrato Lele. L'ho salutato, non l'avevo più rivisto dopo questa cosa qui, lui mi aveva scritto un paio di volte ma in modo molto amichevole, però quando l'ho visto mi sono accorta che mi batteva forte forte il cuore, ed era una cosa che nemmeno io capivo sul momento, perché dicevo: ma non mi interessa, onestamente no, stavo pensando come faccio a dirgli che non mi interessa, non voglio farlo essere triste, insomma. Quella volta averlo visto davvero mi ha fatto un po' dire: c'è qualcosa di strano di cui nemmeno io forse mi ero accorta, ma sta succedendo qualcosa qui dentro. Ha continuato a scrivermi e cominciava a piacermi sempre di più. Lui aveva provato a chiedermi di uscire molte volte, ma io dicevo sempre di no, perché non capivo ancora io nemmeno cosa provassi per lui. La sera dell'1 agosto ci siamo rincontrati per un altro evento in discoteca, la seconda volta che sono andata in discoteca. C'era anche lui, io lo sapevo ed ero parecchio emozionata. Siamo stati insieme tutta la serata e a quel punto la cotta diventava sempre più grande ogni minuto che passava, davvero, anche solamente vedere come si comportava con Rachele, quanto era dolce con lei, quanto era simpatico e gentile. Io sono partita per la tangente. Quindi la fine serata doveva andarsene via prima di me, quindi viene da me per salutarmi. Non era vicino alla pista da ballo, era un angolo un po' lontano dal resto. Si è avvicinato per salutarmi, abbraccia, si allontana piano piano da me, io giro un po' la testa e lo bacio. Eravamo più a questa distanza, girato un po' la testa e adesso, e lui mi ha chiesto: se ti chiedessi di diventare la mia ragazza, cosa diresti? Si vedeva che era timidissimo, io ero il mio cuore, stavo scegliendo. E io gli ho detto di sì. È stata una cosa impulsiva, non lo conoscevo praticamente, quindi non sapevo cosa mi aspettava. In altri casi mi sarei sentita come se fosse una cosa troppo veloce, troppo affrettata, invece è stata una cosa istinto, mi sentivo che era la cosa giusta da fare. Ho detto di sì e non me ne sono mai pentita. Storia un po' lunga, spero di non avervi annoiato, però sì, questo
è come ci siamo conosciuti. Sharon Bartesaghi e Susan Buccichi mi chiedono in che scuola superiore vai. Saluto sia Sharon che Susan, vi mando un bacione grande grande. La scuola che frequento è un liceo classico che si chiama Liceo Ariosto, della mia città, quindi di Ferrara. Il mio indirizzo non è quello classico, ma quello scienze umane, opzione economico-sociale, il che vuol dire che oltre alle materie curricolari è previsto lo studio di scienze umane, cioè sociologia, antropologia, psicologia e diritto e economia. Maritean Naomi mi chiede: qual è il tuo colore preferito? Ci presenti i tuoi genitori? Mi saluti? Mi chiamo Naomi, adoro i tuoi video e sei bellissima. Grazie Naomi, sei dolcissima, ti mando un bacione grande. Il colore preferito, mi piace l'azzurro, in generale blu elettrico mi piace molto, azzurro Tiffany oppure lilla, quei colori un po' pastello, su verde, azzurro, lilla, insomma. E se vi presento i miei genitori, ma certo! Ciao, io sono Cristina. Ciao, io sono Nicola. Lucia Zangani mi chiede: che lavoro fanno i tuoi genitori? Che scuola fai? Hai mai cambiato casa? Un bacio, sei bravissima. Ciao Lucia! Ti mando un bacione grande grande. Che scuola faccio? L'ho già risposto. Hai mai cambiato casa? Sì, solo una volta, quando avevo tipo 4-5 anni. Per quanto riguarda il lavoro dei miei genitori invece, lascio che vi rispondano direttamente loro. Io sono ingegnere e mi occupo di consulenza ambientale. E io sono una studiosa di letteratura inglese e angloamericana. Insegno inglese e poi sono anche una musicista. Un nome che non so leggere, mi dispiace, mi chiede: sei fantastica e congratulazioni per i 4.000 iscritti, ora 5.000. Volevo chiederti: che tipo di università vorresti fare? Come lo vivi questo momento di scelta universitaria? Io sono in quarta classico e i miei insegnanti mi stanno già stressando, cosa comprensibile. Solo che io quando ci penso non mi interesso più di tanto, quindi volevo un confronto. Allora, intanto ciao, ti mando un bacione grande e grazie mille di tutti i complimenti, sei gentilissima. Allora, capisco il fatto dello stress, perché onestamente io non ho ancora deciso cosa voglio fare più avanti, anche se appunto mi manca un anno al momento in cui dovrò scegliere, non è tanto, può passare davvero davvero in fretta, è una scelta molto importante da fare, quindi non va presa alla leggera. E parlo per me, però è abbastanza spaventoso vedere compagni di classe, amici che sanno già perfettamente cosa vogliono fare da grande, sanno che università fare, hanno già deciso tutto quando tu sei lì che non hai idea di cosa scegliere. Il problema è che il lavoro che vorrei fare, e ne ho già parlato nel mio precedente Ask Me, quindi non mi dilungherò perché è un po' complicato da spiegare, non ha un corso di studi specifico che possa indirizzarti a questo lavoro, insomma. Non è come dire: voglio fare il medico, va bene, studio medicina. Voglio fare l'ingegnere, studio ingegneria. Per il momento tutto quello che so è ciò che mi riesce bene, e quindi ciò che vorrei fare come lavoro, e so quali sono le materie che mi piace studiare. Mi piace studiare storia dell'arte, psicologia, sociologia, cinema, giornalismo. Sono le cose che mi hanno sempre 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 interessato. So solo questo, quindi a meno di non, diciamo, trovare un lavoro che voglio fare che implichi, diciamo, una scelta obbligatoria per raggiungere quell'obiettivo, quello che sto pensando di fare in questo momento è ancora tutto da vedere: una facoltà di scienze della comunicazione, perché appunto racchiude tutte le materie che mi piacciono di più, che mi piace più studiare, che mi interessano di più. Se dovessi scegliere adesso, quella sarebbe la mia scelta, però appunto c'è ancora tempo per decidere, quindi cerchiamo di non stressarci troppo. Buona fortuna con la scelta, però so quanto è difficile, credimi, ti capisco, ma prima o poi la risposta arriverà a te. Elena Codifava mi chiede: se potessi tornare indietro, cosa cambieresti del tuo passato? Ti adoro, sei fantastica, un bacio. No, ti mando un bacione grande grande, ciao Elena. Onestamente non credo che cambierei niente. Se davvero me lo chiedessero in questo momento: vuoi cambiare qualcosa? Direi no, perché sono soddisfatta delle scelte che ho fatto. Tutte le scelte che ho fatto mi hanno aiutato a crescere come persona, ad arrivare al punto in cui sono adesso, quindi, e io sono fiera di questo risultato. Quindi no, non credo che cambierei niente, perché sono molto felice della mia vita. Serena Primula 07 mi dice: bellissima come sempre, posso farti una domanda per il tuo ask? Quando è il tuo compleanno e di che segno sei? Allora, grazie mille, ti mando un bacione, ciao Serena. Il mio compleanno è il 13 febbraio e il mio segno zodiacale è acquario. La 1901 mi chiede: come festeggerai i tuoi 18 anni? Sei davvero brava, non mi perdo neanche un tuo video, continua così. Grazie mille, gentilissima, ti mando un bacione grande. Ancora non lo so, manca molto meno di un mese, io non ho la più pallida idea. E questa cosa è un po' stressante, perché ci tengo a fare qualcosa di speciale,
Però non me ne sto neanche preoccupando troppo, perché ho delle amiche fantastiche che ho scoperto, barra mi hanno detto che stanno organizzando qualcosa. Mi hanno detto di non preoccuparmene, insomma, quindi io mi affido completamente a loro, anche se io, che sono una persona che piace molto l'organizzazione, faccio fatica a non gestire io una cosa del genere, ma mi sto sforzando di lasciare le mani degli altri, perché mi fido molto e sono sicura che qualsiasi cosa sia, il fatto che i miei amici e amiche si siano impegnati per organizzare una festa per me, qualunque sia, anche se fosse la festa più noiosa del mondo, sarei troppo felice. Quindi sono molto emozionata, non vedo l'ora. Jenny Pedroli mi chiede: cosa ne pensa il tuo ragazzo della tua passione YouTube? Allora, intanto ciao Jenny, ti mando un bacione. Mi sento molto fortunata perché il mio ragazzo è sempre stato molto molto aperto da questo punto di vista, molto comprensivo, ha sempre amato questa cosa perché a me piace farla, vede che io la amo e quindi non si opporrebbe mai a una cosa che sa che io amo, e in più è sempre davvero molto molto incoraggiante, non ha mai rifiutato di partecipare a qualche mio video, anzi gli fa piacere quando può aiutarmi con qualsiasi cosa, e io questo davvero lo adoro, ne sono terribilmente grata. E poi è terribilmente incoraggiante perché è sempre lui a dire: dai, ce la puoi fare. Io, avendo una bassa autostima, sono sempre lì che dico: ma no, non raggiungerò nemmeno i 100 iscritti, e poi ci sono arrivata. E non raggiungerò nemmeno i 1000, e poi ci sono arrivata. E lui è stato sempre la persona accanto a me che diceva: ma che 1000, arriverai a 10.000, 100.000, tipo, oh, non ci credo, diciamo, però il fatto che mi sia sempre incoraggiato è davvero molto importante per me. Le Bananas mi chiede: che lavoro vorresti fare da grande? Vorresti avere figli? Ti adoro troppo. Grazie mille, sei sempre gentilissima, mandi un sacco di commenti carini, quindi ti meriti un grazie grandissimo, e ti mando tanti bacioni. Che lavoro vorrei fare da grande? Ne ho parlato nel mio ultimo Ask Me, quindi se vi interessa saperlo trovate il link qui sotto nell'info box. Vorresti avere figli? Sì, assolutamente. Mi spaventa un po' l'idea del bar, io ho molta paura di operazioni chirurgiche, di ospedali, è una cosa che analisi del sangue, poi non parliamone, proprio per la mia fobia, quindi diciamo che l'idea del parto mi spaventa, però so che ci penserò più avanti e prima o poi ce la farò. Intanto sì, so che mi piacerebbe moltissimo avere figli, uno, due preferibilmente, anche uno, non più due però, credo, perché rischierebbe di essere un po' overwhelming, come si dice in italiano? Insomma, troppo stressante. A Z34247 mi chiede, sto ridendo perché è il mio ragazzo: quando pensi di raggiungere il milione di iscritti? Perché qui inizia ad essere una pioggia continua, un bacio. Ecco, quello che dicevo prima sul fatto di incoraggiare... Qua c'è la prova. Grazie mille, non credo che ci arriverò, però io davvero già sono soddisfatta adesso, così come l'avevo quando ne avevo 100 di iscritti, quindi credo che più felice di così non potrei essere. E comunque ti mando un bacio grande. E niente, direi che questo è tutto per oggi. Scusate, il video probabilmente sarà un po' lungo perché sono chiacchierona, ma spero che mi amiate lo stesso, perché io vi amo. Grazie mille per tutte le domande, mi spiace se non ho risposto alla vostra, vi assicuro che farò questi video un po' più spesso, magari un po' più corti, ma un po' più spesso, questo è il mio obiettivo. Se non vi ho risposto stavolta, state tranquilli che la prossima volta ci sarà sicuramente occasione per tutti. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata, e ciao, al prossimo video.